Siamo online. Siamo 2 minuti in anticipo e quindi aspettiamo. Ok, Roberto. Ciao Sandra, Nicola, dai che iniziano a arrivare. I minuti che... Siamo in anticipo. Martina. Sei online. Allora, qua abbiamo zona Primiero, grande Primiero. Poi c'è chi c'è? Trieste, Monfalcone, Padova, Gemona, Gorizia, Palmanova, o giù di là, Cristina, no, la Tisana, la Tite, ciao Tite, dal Cadore. Arrivano altri padovani. No, Napoli manca. Chi è Napoli? Ah, sì, Guido, ciao, adesso vedo. Abbiamo anche Bari. Bene, bene, dai. Siamo un po' da tutta Italia. Allora, siamo qua, aspettiamo giusto ancora un minuto e poi iniziamo. Intanto, piccola introduzione, a tutti i commenti. Ma che c'è anche la mia pasticcera preferita. Ciao Sabri. Carnia, dalla Carnia, Gemona. Insomma, abbiamo tutti, dai. Ciao Fabio, gli avvocati bisogna sempre salutarli, che bisogna tenerli buoni, soprattutto in questo periodo. Provincia di Monza, questa è zona nuova, bravi. Dai che stiamo invadendo le varie regioni. Allora, ci sono state due richieste particolari per oggi. Una diceva che facciamo troppo pochi addominali e quindi darci dentro un po' di più, e oggi cercheremo di farlo. E due, questa che arriva, dovrei fare per i bambini. Ovviamente non riusciamo a farlo adesso, ma magari iniziamo con due esercizi, quelli dell'altra volta. Dovremmo organizzare anche una seduta per bambini, ma mi ci vuole tempo per organizzarmi, poi rischio di farmi male a fare le capriole in soggiorno. Allora, dai, iniziamo, se no stiamo qua a pettinare le bambole. Cosa ti serve oggi? Gli stessi strumenti, volte, quindi pesi o uno zaino o qualcosa, insomma, davvero un sovraccarico, la sedia. Magari senza i calzini sporchi, possiamo buttare via. Il black roll per fare un po' di massaggi. E basta, direi che abbiamo tutto. Tappettino, ovviamente, e appunto una sedia. Allora, iniziamo intanto che ci muoviamo un po'. Avete messo il cardio, così potete vedere se funziona anche dal punto di vista aerobico. Chi? Ok, vogliono gli esercizi per i bambini, li faremo. Allora, ci muoviamo un po', saltiamo sul posto, corriamo un po' sul posto, che ci scaldiamo 30 secondi. Poi, anche oggi la ho pensata in serie di circuiti, quattro circuitini di 3-4 esercizi l'uno. Il primo che serve più per riscaldarci. E abbiamo superato le 100 visualizzazioni. Andiamo verso il record.
si vede che non avete proprio niente da fare, eh? E poi faremo due circuiti invece un po' più cattivi per il core, quindi addominali, ovviamente la parte anche di flow, di anche di riscaldamento, sempre dedicata a Giacomo. E poi alla fine anche un po' di parte alta, quindi braccia, sia pettorali che dorsali. Ok, allora abbiamo corricchiato un po', adesso facciamo una serie di salti sul posto. Se avete i tappeti o il pavimento dove non scivolate, possiamo anche fare saltello avanti, saltello indietro. Facciamo una 20-30 secondi. Possono farlo anche i bambini. Attenzione sempre, non scivola. Possiamo anche due o tre salti indietro, rimanendo sempre sul tappeto. Avevo messo in programma anche la capovolta avanti, ma eviterei, per evitare di far danni. Però i bambini possono farla. Invece per i grandi andiamo a terra, in questa posizione di plank alto, un balzo, portiamo i piedi sotto le spalle. Quindi non facciamo la seconda parte del salto verso l'alto, facciamo solo questa. Facciamo 10 volte. Qui chi ha la pancia farà fatica, eh? Ma noi la faremo calare. Facciamo 10 volte, poi torniamo in piedi. L'ultimo salto. Siamo in piedi. Togliamo la maglia, iniziamo a aver caldo. E più rapida rispetto a prima. Usiamo anche le braccia, così scaldiamo anche le spalle. E poi saltelli, mi metto qua che così mi vedete tutto, vedete anche la faccia che cambierà espressione con la fatica. Saltelli, piedi uniti, anzi leggermente staccati, saltelli avanti, fino in fondo al tappeto e indietro, cercando di lavorare solo con l'avampiede, quindi spinta bene verso l'alto. Lavoriamo sempre scalzi, che così sentiamo bene il lavoro, la spinta di polpaccio. Anche questo per i bambini va bene. Adesso di nuovo, piedi avanti, da questa posizione, balzo avanti. Cerchiamo di farlo un po' più dinamico di prima. Ne facciamo 10. Ciao Jack. Dai, fai i salti. Hop. Facciamo una decina e poi di nuovo in piedi. C'è Einar che guarda. Torniamo di nuovo a corsetta. Siamo partiti strong oggi. Corsa, occhia, facciamo uno skip su alte, possiamo anche andare avanti, fino in fondo al tappeto e indietro, avanti, teniamo sempre un bel ritmo, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e indietro. Piedi uniti, li faccio laterali, sempre di avanti. Dalla regia mi dicono che siamo già in 120. Ecco, tre sono andati via. Torniamo a terra. I bambini fanno una capovolta, io non ho. Giù, mani,
E via, belli dinamici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abbiamo fatto 5 minuti di riscaldamento, bello attivo. Riscaldiamo un po' le anche. Quindi col mezzo fondo avanti. Adesso facciamo questi tre esercizi qua, il flow, l'esercizio del va bene anche per i bambini, e un altro esercizio in semiaccosciata che adesso vi faccio vedere. Iniziamo col flow, ricordo per chi non ha seguito le lezioni precedenti, partiamo col piede posto, mani avanti e andiamo a cambiare la posizione. Quindi arriviamo con l'altro piede contro l'altro ginocchio. Ci alziamo in piedi e avanziamo in affondo. Torniamo giù, piano. Via. 2, ne facciamo una decina. Beh. 4. 5, 6, 8, 9 e 10. Esercizio del gatto e della mucca, quadrupedia, inarchiamo bene la schiena, buttiamo fuori l'aria, tiriamo dentro l'ombelico, il più possibile, anche gli addominali belli contratti, buttiamo fuori tutta l'aria e inspiriamo. E fuori quando ci chiudiamo. Cerchiamo di girare bene il bacino e mobilizzare tutta la colonna. Una decina, movimento abbastanza lento, cercare di andare bene in alto con la parte della colonna, con la parte toracica su e giù. Attenti a non tenere le mani troppo vicine. Facciamo una decina, ok. Adesso ci mettiamo in ginocchio, quindi da questa posizione, dritti col busto, braccia possiamo tenere avanti o ai fianchi. Da qui dobbiamo andare in una posizione di accosciata, quindi come se dovessimo sederci, però senza la sedia sotto. Quindi prima un piede davanti, forse un affondo, e sull'altro piede tenendo però il culo come se fossi seduto. Giù da qua un piede su e con l'altro poi ci portiamo nella nostra posizione, andiamo giù, cambiamo piede su con uno, più fermi possibile col bacino, non è facile ma ci proviamo, ne facciamo in totale una quindicina, cerchiamo di farne 7-8 per gamba, cambiando ogni gamba per salire e per scendere. Facciamo finta di avere una sedia sotto il sedere. Ok, torniamo a fare un altro giro di questi tre esercizi, quindi iniziamo con il flow per le anche, sediamo senza recuperi, partiamo e su, una, e ne facciamo 10,
due, tre, quattro, cinque, sei, nove e questo l'ho fatto malissimo. E 10. Gatto, mucca, butta fuori l'aria. Facciamo un po' più dinamico di prima. E dentro. Fuori. Dentro l'ombelico. E dentro. Fuori. Fuori. Facciamo ancora 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, di nuovo. Nella posizione in ginocchio, ci sediamo, su e giù, cambio gamba, su e giù, cambio gamba, su e giù, via, via col destro e giù, via col sinistro e giù, e cambio, facciamo anche qua una quindicina, cercando di cambiare sempre gamba. Qui dovreste sentire lavorare tantissimo i glutei durante tutto il movimento. Cerchiamo sempre anche di tenere l'equilibrio, non portare verso le ginocchia, quindi evitare di fare questo movimento qua. Sempre con le ginocchia sopra ai piedi. Anche ne facciamo ancora due. Col cambio gamba e torniamo a fare il flow. Ultimo giro, flow, il gatto, mucca e poi la cosciata. Via, uno, due, tre. Quattro. Comunque io aspetto Cristi a Modena a farli questi. Cinque. Matteo, che oggi mi ha promesso di esserci. Vogliamo. Facciamo ancora due, tre, ho perso il conto, facciamo ancora due. E poi gatto mucca. Facciamo un po' più veloce di prima, ma non troppo veloce. Più dinamico, via. Inarchiamo bene, buttiamo fuori l'aria. Tiriamo dentro l'ombelico il più possibile. Come se si fosse rotto. Vertebra, ruotiamo bene anche il bacino, adesso ci mettiamo in posizione in ginocchio. E su con una gamba alla volta, piede avanti e torniamo. Destro,
e torniamo. Sinistro, torniamo. Destro, torniamo. Sinistro, torniamo. Concentrate il lavoro sui glutei, sentiteli lavorare. Passo il ritmo, sinistro, destro. Attenzione alle ginocchia che non devono dalla linea del piede, della verticale del piede, non devono cadere verso l'interno. Ne facciamo ancora 4-5, un po' di più sto giro. Cerchiamo di aumentare anche un po' la velocità, magari. Via. Destro. Sinistro. Destro. Ancora una. E via. Ok. Recuperiamo. Teoria dovreste aver tirato su un po' i battiti con questo ultimo esercizio. Adesso, per chi richiedeva gli addominali, Sabrina ne pagherà le conseguenze. Facciamo, iniziamo col crunch, quindi gli addominali classici, poi glutei col ponte che abbiamo già fatto. E poi un esercizio in affondo che faremo non sul tappeto, ma se avete il pavimento piastrello, comunque che si scivola meglio, perché dopo ve lo farò vedere, è un po' più scivolosa. Quindi, crunch, normale, andiamo a terra. Ginocchia piegate. Se avete problemi alla parte lombare, fastidio alla parte lombare, facciamo con le ginocchia alte, non importa, l'importante è non tirare la parte lombare. Guardiamo in alto, quindi non tiriamo il collo, non mettiamo le mani dietro per tirare la testa. Le teniamo incrociate davanti o a fianco alle orecchie. Da qui ci alziamo e buttiamo fuori l'aria. Non serve alzarsi a toccare le ginocchia. Pensiamo ad alzare le spalle e lentamente tornare giù, senza andare ad appoggiare la testa ogni volta. Su, cercando di alzare un po' le spalle, e giù fino a sfiorare il tappeto. Su e giù piano. Quando andiamo su, buttiamo fuori l'aria. Quando veniamo giù, inspiriamo. Su e giù. 4. Ne facciamo tra le 15 e le 20. 5. 6. Dovete sentire gli addominali che tirano quando siete nella parte alta. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ecco, arriviamo a 20. Diciannove e 20. Senza riposo mettiamo le mani lungo i fianchi, gambe stese e facciamo delle sforbiciate. Teniamo gli addominali rigidi perché dobbiamo evitare di inarcare troppo la parte lombare. Quindi cercare di tenere la parte lombare più vicina possibile al tappeto. Per fare questo devo tirare tantissimo gli addominali. Piuttosto teniamo le gambe e teniamo 20 secondi. Facciamo una quarantina di sforbiciate. Ripeto, la parte lombare non deve far male. Teniamo più piatta possibile, più vicino al tappeto possibile. Questo fa soffrire. E ok. Glutei. Su un piede staccato. Alziamo con l'altro. Ci portiamo nella posizione più alta possibile. Adesso facciamo 15 colpetti verso l'alto, senza cedere, piede sinistro a terra, senza cedere con la parte destra del bacino, quindi non andare in rotazione, rimanere in linea. 15 colpi, 2, 3, 4, 5,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cambiamo, cambio piede, anche in questo caso attenti a non cedere con la parte sinistra. 15 colpi verso l'alto, range di movimento ridotto, quindi non scendo molto, solo la parte alta. 2, 3, 4, 5. Sempre spalle ben appoggiate a terra e anche la testa. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mani a ginocchia, ci mettiamo seduti. Andiamo in piedi. Usciamo dal tappeto, se avete il pavimento scivoloso, ancora meglio. Andiamo in posizione di affondo, circa col ginocchio a 90 gradi, stessa cosa la caviglia. Blocchiamo il gluteo, quindi gluteo contratto, addominale, quadricipiti contratto. Adesso la gamba sinistra rimane immobile. La gamba destra fa una scivolata avanti, cioè da qua andiamo a portarla più avanti possibile. Appoggiato a terra, mi sposto un po'. Gluteo deve essere sempre super contratto. Indietro e andiamo avanti. Il peso deve rimanere sulla gamba sinistra. Tutto sulla gamba sinistra. La gamba destra sfioro solo il pavimento. 3, 4, ne facciamo 10, 5, 6, allunghiamo bene la gamba avanti. 7, inizia a bruciare. 8, io non ce la faccio. 10. Quindi destra piegata, 90 gradi, contraiamo bene il gluteo, quadricipite, controllo del ginocchio che non deve fare questo. Troviamo l'equilibrio, appoggio peso sulla destra e scivoliamo con la sinistra avanti. 1, metto laterale. 2, 3, fermo, 4, 5, anche questo ideato da Giacomo, 6, o meglio copiato da Giacomo, 9, sentiamo il gluteo lavorare, e 10, ok. Giro fatto, torniamo a terra, di nuovo addominali. E ripetiamo questi quattro qua, addominali, le sforbiciate, ponte glutei, ti affondi in posizione isometrica. Fare un po' più. 20 addominali, 2, 3, non ci lasciamo cadere ma controlliamo il movimento in discesa. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Erano anni che non facevo così tanti addominali. Ok, adesso a terra, ben appoggiati, mani lungo i fianchi, schiena più vicina possibile alla parte lombare al tappeto, non dovrebbe esserci il posto per passare col braccio, quindi la appiattiamo il più possibile, alzando le gambe, abbassiamo le gambe ma teniamo il bacino bloccato, addominale che lavora tantissimo e facciamo un 20 secondi di sforbiciate. Non cedere con gli addominali, sempre il bacino che resta piena, vicina al tappeto. Se sentite male alla parte lombare, vuol dire che state cedendo.
e quindi è meglio fermarsi. Ok, in appoggio, su 15 volte, gluteo sinistro, 2, 3, facciamo rapido, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, cambio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, su in piedi per gli affondi. Andiamo giù in posizione, contratto gluteo quadricipite, facciamo scivolare piede destro avanti e indietro. Gluteo sempre super, controllo il ginocchio che non deve deviare. Più fermo possibile. 6. 8. 9. Sì, cambiamo gamba. 1. 2. 3. Sempre gluteo contratto. Dovete sentirlo duro. 6, 7, 8, 9, 10. Dai, ultimo circuito, ultimo giro. Addominali. Recupero, via. Ne facciamo 15, 2. Non ne faccio 20 perché non ce la faccio. 7, penso anche di averne rubate un paio. 10, 11, 12, 13, 14, e qua stiamo rubando la grande. 15, sulle gambe, piattiamo bene la schiena, la parte lombare, scendiamo leggermente finché riusciamo a tenere piatta e facciamo le sforbiciate, soliti 20 secondi. Otto, nove, dieci, quindici, sedici e venti, più o meno. Glutei, facciamo i soliti 15 colpi verso l'alto, su un piede, via, 2, 3, 4, 7, attenti a non cedere col bacino, con la parte destra, sempre in linea, arriviamo a 15 e cambiamo, altri 15, a destra. Sentiamo anche qua il gluteo che lavora, il ginocchio che deve rimanere in linea, non deve andare verso l'interno. Piuttosto spingiamo leggermente verso l'esterno, andando ad attivare un po' di più il gluteo. Ok, su in posizione di affondo, senza recupero. Andiamo giù, in isometria, teniamo la posizione. Cerchiamo di mettere il peso sulla sinistra, avanti e indietro con la destra. 2, 3, 6, perché il ginocchio si muove più di prima, 7, 8, 9, 10. Cambio gamba, giù la destra, attiviamo bene i glutei, via, teniamo la posizione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
E 10. Finito anche questo circuito. Ci manca solo l'ultimo. Recuperiamo un minutino. E adesso lavoriamo un po' con la parte alta, pettorali e dorsali e braccia ovviamente. Sono un paio di esercizi per chi ha problemi alle spalle. Attenzione perché andiamo a appoggiare tutto il peso o quasi tutto il peso sulle spalle, quindi andiamo cauti. Se avete fastidio, ovviamente non si fa l'esercizio. Oppure, nel dubbio, fate un'altra serie di quelli che abbiamo appena fatto. Allora, iniziamo con i piegamenti a terra. Facciamo 10 piegamenti a terra. Poi un altro esercizio per gli addominali e poi un esercizio per i dorsali con l'aiuto della sedia oppure ancora meglio se avete il divano o un piano o due sedie vicine, un po' più rigide, ancora meglio. Allora, iniziamo con i piegamenti. Per chi non è abituato a farli, ginocchia a terra e andare già a sfiorare il terreno. Le mani sono abbastanza larghe, non le teniamo sotto le spalle, ma le teniamo ben più larghe delle spalle. Movimento a terra, quando arriviamo, deve essere circa a 90 gradi il gomito. Per chi è già abituato a farne qualcuno, possiamo partenza sempre con le mani larghe e giù. E ne facciamo una decina, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ci giriamo, ci sediamo, andiamo a terra, alziamo leggermente i piedi e facciamo lo spostamento destra-sinistra per gli addominali. Possiamo anche partire un po' più alti e cercare di abbassarci fin dove riusciamo a tenere l'equilibrio. E ne facciamo una decina. Ah, questi bruciano. Altro esercizio per i dorsali. Attenzione, questo che ha problemi alle spalle. Ci mettiamo con le mani in appoggio, magari prendiamo due sedie. Se avete due sedie, potete sul divano, a meno che non sia troppo morbido. Abbiamo anche Matteino Gubbiani online. Ciao Matteo. Partenza, piedi larghi. Per chi è la prima volta, invece teniamo le ginocchia un po' piegate, così diventa meno pesante. Anche in questo caso le mani non sono vicinissime. Non sono vicinissime, ma le teniamo un po' più larghe. Non spostarmi la sedia, sennò finisco giù col culo. E da qui pieghiamo, andiamo a sfiorare il pavimento. Comunque non scendiamo troppo. Se sentite il fastidio alle spalle, ci fermiamo piuttosto e ne facciamo 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Questo qua è un esercizio per i dorsali, per il gran dorsale, lavora anche il tricipite, insomma un bel esercizio completo. Piegamenti a terra di nuovo, altri 10, via, 1, 2, 4, 6, 7, 8 e 10. Addominali. Questo mi sono già pentito di averlo messo dentro. Partiamo da qui, scendiamo fin dove riusciamo a tenere l'equilibrio e facciamo 10 secondi di oscillazioni destro-sinistro. Ah. 7-8 secondi di oscillazioni destro-sinistro. Torniamo sulle sedie.
Facciamo altri 10. Via. 2, 3. Oggi risparmiamo un po' le gambe, ci daremo da fare mercoledì. Otto, nove. Torniamo a terra con i piegamenti. Ultimo giro, poi un po' di defaticamento. Uno, due, tre, quattro. Nove e 10. Ecco, questi erano un po' di anni che non ne facevo. Giù addominali, quel che riusciamo ormai, siamo al limite, almeno io. Giù e oscillazioni destro-sinistro. 3, 9 e 10. E dorsali con i dip. Via, uno, due, tre. Domani le braccia bruciare tutto il giorno e mi penserete. E non sarà acido lattico, ricordatelo. Ok. Bene. Questo è il grosso, l'abbiamo fatto. Sciogliamo un po' le braccia, abbiamo lavorato tanto con la parte alta, da qua in su. Sciogliamo un po' anche le spalle. Facciamo un po' di stretching per i gomiti. La mano dalla parte opposta. Spingiamo indietro. 10-15 secondi, continuiamo a respirare. Cerchiamo di aumentare la spinta. Pian pianino, aumentiamo ancora un po', sempre rilassati e sciogliamo. Via con l'altro. Aumentiamo sempre un po' di più. Continuiamo a respirare, fermi col busto, non andiamo in rotazione. Ok, sciogliamo. Ci alziamo in piedi, incrociamo le mani dietro, pieghiamo leggermente le ginocchia, pieghiamo avanti, facciamo cadere avanti le mani, cerchiamo di fare sentire le spalle che allungano, andiamo a portarci con le gambe dritte e pian pianino portiamo giù le mani verso i piedi. Andiamo verso i piedi, se arrivate a toccare il tappeto bene, se no fin dove arrivate, e facciamo delle leggere oscillazioni destro-sinistro, molto lentamente. E facciamo cadere la testa avanti, possiamo chiudere gli occhi, ci rilassiamo un po'. Da qui possiamo unire le braccia e facciamo dei cerchi, disegniamo dei cerchi, facciamo 4-5 da un lato, cambio lato. Muoviamo leggermente anche il bacino, sentiamo allungare la parte, i muscoli dietro le cosce, sentiamo allungare i muscoli alle spalle, dietro la parte toracica. Pian pianino, adesso da questa posizione, srotolare la colonna, vertebra per vertebra, quindi dal basso verso l'alto, e ci troviamo dritti. Sciogliamo un po'. Andiamo a prendere in piedi, alziamo un ginocchio, lo prendiamo con le mani, da questa posizione lo portiamo indietro, teniamo solo con la mano sinistra e ci incliniamo avanti, sempre in equilibrio sulla gamba destra. Portiamo avanti, iniziamo a spingere il piede verso l'alto contro la mano. Teniamo lungo il bicipite, ma nello stesso tempo proviamo ad allungare la gamba. Se volete potete portare anche avanti la mano. E io non lo faccio perché perdo l'equilibrio. Torniamo in piedi.
Altro ginocchio, lo portiamo al petto, star belli dritti, guardiamo avanti, portiamo indietro il piede, lo prendiamo con la mano destra, incliniamo avanti il busto, spingiamo in alto col piede contro la mano dietro, se vogliamo portiamo avanti il braccio sinistro, prima o poi imparerò a farlo. Si vede che non faccio yoga come dovrei, eh? Tite, aiutaci. E ci sciogliamo completamente. E per oggi direi che basta. Ho fatto 40 minuti. Se avete altri 5 minuti, prendere il black roll e fare un passaggio sulla schiena, un passaggio sulle gambe, come abbiamo visto le altre volte. E noi ci vediamo sempre mercoledì. Lavoreremo un po' più di gambe e anche un po' più di cuore e di fiato. Quindi preparatevi e buona serata. Grazie a tutti. Ai bambini prima o poi faremo una puntata dedicata. Devo trovare il costume.